Torna a sorridere Rimini, lo fa in una maniera convincente contro il suo ex allenatore Muccioli nell'ultima D che i biancorossi hanno realizzato nella loro storia. Qui da queste parti Rimini si impose con una vittoria all'inglese. Dopo l'attenzione richiamata da Mastro Nicola si attende un Rimini diverso rispetto alle prime apparizioni, anche se dalle prime battute Palmieri ruba palla facilmente trovando strada, ma la conclusione è da dimenticare. Successivamente i padroni di casa pervengono a traversone con Magliozzi, ma l'ex attaccante della Rocca commette fallo. Dopo 10 minuti arriva il momento del Rimini con Ambrosini che, approfittando di una leggerezza di Maniglio, richiama l'attenzione quest'ultimo che si rifugia in corner. Dalla bandierina l'ex fermana Ricciardi mette al centro per il colpo di testa vincente di Ferrante, 0-1, e gara finalmente sbloccata in favore degli ospiti. Il Sasso Marconi prova a replicare con la battuta dal limite di Monti che costringe Scotti a metterci i guantoni, ma il Rimini è devastante. A 14esimo viene al raddoppio Simoncelli, testimonial dell'azione del 2-0, cross a cercare l'ex samorese Diop che non perdona, 0-2. Simoncelli prova gloria personale, ma Maniglio c'è, mentre sul versante opposto Monti chiama Scotti alla prisa. Qualche grattacapo gli ospiti lo corrono su questo tentativo di Palmieri, che in anticipo su marcatore diretto mette a lato. La ripresa vede nuovamente i biancorossi spingersi in avanti, colpo di testa di Ambrosini trova il legno, il Sasso Marconi invece trova il gol con una conclusione sporca deviata da Ronchi, con i romagnoli che iniziano a preoccuparsi. Ma non è così. Infatti Massetti prova a dare una scossa ai suoi con il suo tiro che viene deviato in corner, ma al 18esimo il Rimini trova il tris. Da una punizione di Ricciardi, Diop di tacco chiama alla respinta Maniglio. Canalicchio risolve una mischia a due passi, infilando per la terza volta l'estremo di casa. Gol personale anche per il prodotto da Ternana, ex San Nicolò Notarisco. Al 38esimo Vutai finisce a terra in area dopo un contatto con avversario, l'arbitro lascia proseguire. Al 41esimo la punizione di Ricciardi è deviata in corner dalla barriera. Il Sasso Marconi chiude in 10 per l'espulsione di Serra per doppia ammonizione, una vittoria importantissima per il Rimini che serve per respirare, riorganizzare le idee e dare una propria svolta al torneo, capendo cosa voglia davvero fare da grande. I tifosi sono in attesa di risposta, ma il gol in più dell'avversario accontenterà sempre tutti, e questo vale per Mastro Nicola e per tutti i ragazzi.